Caro imprenditore, stai per vedere l'ultima parte di una straordinaria lezione di Frank Merenda. Hai scoperto tutti i dettagli utili a costruire un'azienda indistruttibile, anche se là fuori ci sono crisi, problemi su problemi e continui attacchi da parte della concorrenza. Adesso è il momento di imparare a gestire il denaro correttamente e a moltiplicarlo giorno dopo giorno. Se non hai visto l'altra parte, in descrizione trovi il link per recuperarla. Se invece sei qui per concludere la tua lezione, mettiti comodo e preparati a prendere tonnellate di appunti. Devi andare il più velocemente possibile a eh, cash flow neutro. Che cosa vuol dire andare a cash flow neutro? Vuol dire che non con i pagherò, non con gli sì ti pagherò, ti darò i soldi a 30 giorni, 60 giorni. No, 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 no. Il cash flow neutro significa che la... Quantità di soldi in entrata reali sul conto corrente, non, non fatture con pagamenti a 60 giorni. Re, soldi che entrano sul conto corrente tutti i giorni devono essere minimo uguali ai soldi che escono tutti i giorni, se non meglio. Quindi io devo stare a cash flow neutro o positivo possibilmente. Se non riesco a stare a cash flow positivo perché il mercato non è ripartito come prima... Quanto meno devo stare a cash flow neutro, cioè la quantità di soldi reali di cassa no? di pagherò, ok? Non di crediti in giro. Mm? Crediti non mi interessano. Durante una crisi nel bilancio, tu devi. I crediti non esistono, sono soldi, sono buchi, sono buffi, sono soldi che non prenderai mai più. Poi li prenderai. Devi fare finta che tu quei soldi non li hai. Cioè, se non li hai incassati, quando lo devi incassare, sicuramente farai fatica a incassarli durante una crisi di questo tipo, farai ancora più fatica. Quindi fai conto che tu quei soldi non li hai. Quindi non devi fare conti sui soldi sui quali devi rientrare, fai conti sui soldi che sei in grado con la tua azienda di incassare oggi, li confronti con i soldi che oggi devi tirare fuori quotidianamente, ok? e devi apportare dei cambiamenti sostanziali, forti, fino a che il tuo cash flow non è andato almeno neutro. Non dico necessariamente positivo, almeno deve essere andato neutro. Quindi deve essere andato a, uh, devi essere andato a break even, tra virgolette, a 3-6 mesi, mesi più velocemente possibile, ma prima di pensare al break even, eh, quindi al punto di pareggio dell'esercizio, che lo chiudi quando vuoi, ma non è quello il punto, devi pensare al cash flow neutro, che è una cosa che devi fare oggi. Okay? Andare a cash flow neutro è la cosa più importante in assoluto che tu debba fare, lo devi fare oggi. Quindi questa guerra, perché è una guerra, e siamo in guerra dal, dal punto di vista economico, devi sapere che si vince molto di più con la strategia militare, quindi con la pianificazione, che con il numero di pallottole che hai da sparare. Okay? Quindi in ogni guerra serve... Eh, il guerriero, tra virgolette, che combatte in prima linea, eccetera, eccetera, e serve anche il generale. ok? Durante una crisi così forte, il guerriero sicuramente è importante. Okay? Nel nostro caso specifico, il guerriero sono, è il venditore, no? il commesso, è la, sono le nostre attività di marketing che ci portano clienti, quindi il guerriero è importantissimo, ci deve essere. Okay? Il soldato ci deve essere. Le nostre, I nostri funnel sono i soldati, no? e i nostri venditori sono i soldati, eccetera, eccetera. Le nostre iniziative di marketing sono i soldati. I ai soldati li devo dar da mangiare, nel senso che alle campagne di marketing devo preventivare di metterci dei soldini dietro, perché sennò i clienti non, non, non li porta la cicogna, ok? Però in un momento di crisi così dura, la pianificazione per la sopravvivenza è più importante del soldato stesso, questo è il dato, ok? Quindi ti serve un generale, cioè te stesso, in questo caso specifico, che ascolta quello che dico io e, e, e generalizza a casa sua, nel senso che... Eh, è molto più importante la pianificazione, la strategia per far sopravvivere l'azienda che tutte le pallottole che hai da sparare. Cioè far ripartire l'azienda, mettersi a sparare all'impazzata, sperando che tutto torni come prima, non funzionerà, fallirai nel tempo tecnico che non sarai stato in grado di prevedere gestendo i tuoi flussi di cassa. Ok, quindi questo è molto importante. Il lavoro da fare qual è? È quello di preservare e eh, aumentare le riserve. Quindi quello che io devo fare è ho oh, un piccolo grande che sia, ho un tesoretto da parte, il tesoretto da parte mi ho detto sono i soldi che ho sul conto corrente e i soldi che entrano tutti i giorni sul conto corrente. Se ne hai in giro i, i pagherò i crediti, quelli a bilancio non sono non mi interessano, ok? Vai nel stato patrimoniale credit, no, quella roba lì non mi interessa. Ok? Soldi ad avere non mi interessano. Devo fare conto che non ce li ho quella roba lì. ok Perché se no fai il motivo, eh, comunque andrà tutto bene perché tanto devo prendere sti soldi perché se non li prendi, sei fallito. ok Quindi se hai nel bilancio la sezione, vai a stare i crediti okay, ad avere a breve termine. Eccetera, eccetera, ok, quella roba lì devi fare conto durante una crisi che. Um, è come se in guerra e eh, ti hanno detto che avete finito le razioni o, o, o vi state razionando: tra virgolette, quel poco cibo o acqua che vi rimane. Vi dicono: Non vi preoccupate perché vi mandiamo. L'aereo con, con, eh, con le casse, le sganciamo con le, le provviste. Ok, io intanto che l'aereo non è arrivato, faccio conto che l'acqua e il cibo lo raziono perché sennò crepiamo tutti. Perché l'aereo può non partire, può non arrivare, eh, può schiantarsi, lo possono abbattere la contraerea, ok? Può sbagliare il posto dove me le sgancia, mi interessa, ok? Quindi le promesse di eh, incasserò, farò, brigherò. Non mi interessano, in questo momento hai questo gruzzolino, okay, che siano pochi euro o molti euro. Il tuo scopo è difendere quel gruzzolino che hai da parte. Okay? È l'unica cosa che da imprenditore ti devi mettere in testa in questo specifico momento. Cioè, tu puoi il tuo compito è apri il conto corrente dell'azienda, quelli sono. Il tuo compito è difendere de, 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 ogni, come guarda, ogni buco e trincea, cazzo, devi farci una trincea intorno a quei soldini lì, quei soldini lì vanno difesi, cazzo, uh, cioè come se fosse l'ultima fiammella in mezzo a una tempesta d'acqua, cioè questo è, è quello che devi fare, ok? Quindi la sopravvivenza della tua azienda dipenderà dalle riserve di cassa che riuscirai a mantenere. Ok? Il riserve di cassa, cioè, attento: non è che tu puoi avere riserva di cassa perché non paghi più un cazzo, cioè non è il problema di non pagare più niente, non pagare i fornitori, cioè, la supply chain cioè, la, la devi mantenere, c'è cioè, chi ti dà la roba, i fornitori, cioè, cioè, devi continuare a pagare. Okay? Il problema è che devi fare in modo di dosare quindi questa riserva, usarla per le cose più importanti e lavorare quindi non solo per la sopravvivenza, ma immediatamente per la stabilità, come abbiamo detto prima, c'è cioè il concetto del flusso di cassa che deve essere o neutro o eh, positivo, questo è molto importante. Ora, stai attento perché prima parlavamo dell'essere ottimista, non devi essere ottimista, devi essere pessimista perché l'ottimismo e le emozioni ti porteranno a fare resistenza a questi processi, a ritardarli, a non attivarti veramente per come dovresti attivarti, ok? Arriverai lungo, ci metterai troppo a lungo e finirai le provviste. Quando le provviste saranno finite sarà troppo tardi per cercare di recuperare, perché non hai più quel poco di polvere da sparo che ti era rimasta cazzo, per poterti difendere durante questo assedio, perché è un assedio e quindi le cose che ti dico di fare le devi fare immediatamente, ok? Se ti ricordi, ehm, non è qualche settimana ma è qualche mese fa, eh, quando ci fu quel caso del, um, dei ragazzini che erano andati in spedizione in Thailandia, che erano finiti dentro una grotta e poi erano rimasti bloccati perché si era alzata l'acqua e loro non, non potevano più eh, uscire di là finché non li hanno, eh, non li hanno recuperati tendenzialmente. Okay? E loro sono rimasti là sotto parecchio tempo, okay, giorni, finché non li hanno, innanzitutto non li hanno trovati, cioè, eccetera, eccetera. Poi sono dovuti andare a recuperare, è difficile perché ehm, i, i sommozzatori dovevano passare all'interno di cunicoli molto stretti, i porelli, poi si dovevano riportare questi dietro. È stata un'operazione veramente eroica, straordinaria, un'operazione un di salvataggio veramente meravigliosa. Il, il dato importante è che quando loro sono arrivati lì... Eh, questi ragazzini non erano da soli perché con loro ovviamente c'era il professore che li portava e eh, i, i, i salvatori, i sommostratori sono rimasti stupiti tra di averli trovati tutti vivi. E perché sono rimasti stupidi di averli trovati tutti lì Perché era parecchio tempo che erano rimasti, e questi erano nella loro testa, senza acqua, senza cibo, muoiono tutti, ok? Arriviamo lì e magari non riusciamo nemmeno a portarli fuori, perché se sono ancora vivi, comunque se sono a corpo morto, come cazzo li, li, li faccio uscire no? dalle grotte, bisogna farli passare, nuotare perché bisognava immergere, non è che uscivi camminando, dovevi immergerti con le bombole, se cioè devi essere cosciente, non è che pote potevi essere svenuto, ti intubavano. Cioè non è che erano dei medici, cioè, ok, quindi eh, sarebbe stato impossibile salvarli se fossero già stati in fin di vita, invece, quando sono arrivati, i ragazzi stavano tutti bene. E perché stavano tutti bene? Perché il professore, vedendo la mala parata, si era. Ehm, attrezzato per razionare in maniera rigidissima e severissima le poche provviste, la poca acqua potabile, tra virgolette, che erano riusciti a portarsi dietro. Quindi avevano qualche borraccia, avevano le loro borracce, avevano tipo le, i panini imburrati col burro d'arachidi, robetta proprio da scampare. andate a fare una scampagna perché si erano portati le, le provviste per andare giorni via, okay? erano andati, per, per, facevano la merenda dietro. Beh, il professore è stato bravo perché aveva razionato l'acqua e le, le merendine, tendenzialmente, che si erano portati dietro, il pane, il burro, quella roba lì, ed è riuscito a evitare che le persone morissero di fame quindi hanno ah, distribuito ha allungato il più possibile eh, l'utilità delle provviste questa è la stessa cosa che devi fare tu con quei soldini che ti trovi sul conto corrente cioè li devi preservare e devi fare in modo che durino il più possibile perché non sappiamo quanto eh, questa crisi possa durare cioè io non ti posso dire facciamo due conti perché se io sapessi che eh, finisce tutto fra un mese o fra due mesi o fra tre non importante, fra quattro facciamo i conti esatti ok e quindi hai risolto il problema che non si può fare così cioè nel senso non è che ti è capitato qualcosa nel senso che allora hai un locale che ne so arriva qualcuno ti dà una multa ti fanno chiudere la guardia di finanza la ASL perché hanno detto che sei sport ti fanno chiudere okay? Quindi, ok io so che perdo la cassa tra virgolette di un mese ma quando riapro non è che i miei clienti saranno andati tutti via, quindi nella media, insomma, diciamo che torno come prima. Qui invece cioè, hai avuto un problema perché ti hanno fatto chiudere, ma io la tua clientela non so chi è, non so se quando si riapre avrà voglia di venire da te, avrà i soldi, se lo potrà per me, non lo so, avrà paura, non lo so, ok? Io sono convinto di tante cose buone, ma le mie convinzioni è wishful thinking, cioè pensiero... Positivo, non è importante quello che penso io, quello che penso io è irrilevante. Quello che è importante è la realtà e la realtà in questo momento è che non si sa come funzionerebbe. Quindi, visto che non si sa, tu devi progettare la tua macchina per sopravvivere. Ok, non riusciamo a fare i conti. Se mi dicessero fra tre mesi si riparte, io ti faccio i conti, Guarda, ti faccio i conti e ti dico. Ok, le, le razioni si, si, si distribuiscono così. Adesso noi non lo sappiamo quanto deve durare questa carestia, ok? Anche dopo aver riaperto, non lo so quanto dura. Okay? Magari dura un giorno e sto parlando per niente, magari dura di più e, e sto parlando bene. Okay? E questo in generale ti serve anche per capire cose anche se non ci fosse questa crisi in questo, in questo preciso momento perché sono comunque concetti di base cioè anche quando tu devi, dovessi aprire per esempio un'azienda i concetti di base in di un'azienda sono uguali raggiungere eh, immediatamente cash flow neutro okay? e il break even sono la stessa cosa, Cioè, quando tu apri un'azienda perché fa, le aziende falliscono no? in due, tre anni fa, falliscono tutte, no? il 90% delle aziende in 3-4-5 anni falliscono perché non sanno le cose che io ti sto insegnando adesso. Cioè, devi avere un piano esatto per andare a break even e cash flow neutro. Poi possibilmente cash flow positivo. Ma il piano di base è come arrivo a break-even, come arrivo a cash flow neutro. Quindi io ho anche delle persone che sono imprenditori in gamba vengono a Fare delle, delle consulenze anche avanzate con me. Eh, ma se io gli chiedo queste cose loro non le sanno, cioè, ma mi dici qual, qual è il punto di parere? Mi dici il break even? È, è gente che l'azienda ha sempre funzionato, cioè, gli è partita e, e non ci hanno mai più fatto caso. Ed è un problema, ok? Cioè, io quando gli chiedo, chiedo a una persona: mi dici il punto di cash flow neutro settimanale della tua azienda? Dico di oggi, perché di questa settimana boh, è buon bo, par di cazzi, ok. Me lo dici mensile? Già forse qualcuno un pochino ci si fa i conti mentali delle spese, però non, non si può fare così, non si può fare così, ok? Bisogna essere bravi quando si apre un'azienda, quando si gestisce un'azienda in momenti di crisi e il dato è che come tu hai gestito l'azienda in tempi di normalità o prosperità, si vede quanto la tua azienda sopravviverà nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà, ok? Perché? Perché il problema è... Adesso abbiamo avuto questo problema del, del coronavirus no? e eh, succede che sono morte un sacco di persone, certamente, eh, le persone che sono morte sono praticamente tutte anziane, quindi la maggior parte sono tutte persone sopra i 65-70 anni, eh, pluripatologiche, quindi con delle comorbità eh, presenti. Il tasso di mortalità calcolato, gli ultimi studi che ho guardato, il coronavirus su persone ehm, non... Non, che non presentavano comorbità è dello 0,34%, niente, cioè al, al tasso di mortalità per gente non precedentemente ammalata o col sistema immunitario compromesso del raffreddore, okay? invece ha un tasso di mortalità molto grave per persone con un sistema immunitario debilitato. Senza spiegare, non c'entra adesso perché la gente muore, la trombosi, magari ne ha sentito parlare tante volte in questi giorni. Concetto è un altro, il concetto è che se le persone che sono morte sono persone che presentavano già prima della crisi. Patologie molto importanti, quindi, chi ha il diabete molto alto, l'ipertensione, colesteromia, cancro in particolare, tumori, cose del genere, quindi muori certamente. Quindi il coronavirus a queste persone gli ha portato via 3, 4, 5, 10 anni di vita ok? che magari avrebbero potuto vivere per accanimento terapeutico, ma però insomma, avrebbero potuto vivere. Allora, per la tua azienda è la stessa cosa, nel senso che se la tua azienda aveva dei problemi già prima del coronavirus, Sarà una delle aziende che saranno più difficili da mantenere integre durante e dopo questa crisi. Mi spiego. Se la tua azienda aveva già dei problemi di flussi di cassa prima, aveva già dei problemi di incassi, aveva già dei problemi di spese eccessive, aveva già dei problemi di eh, eccesso di prelievo di soldi da parte del titolare, e, questo significa che tu per poter sopravvivere a una crisi importante come quella del coronavirus dovrai fare dei tagli gravi, dei tagli duri, dei tagli importanti, ok? Quindi questo è quello che devi fare. Quindi l'ottimismo ti porterà malissimo, tu devi essere molto quadrato rispetto a quello che stavi facendo prima e cominciare a operare dei tagli molto importanti in azienda, perché se non mi porti l'azienda cash flow neutro, tu sei fallito, sei già fallito. Il quando è semplicemente dovrei guardare il tuo conto corrente e dirti i giorni che tu terrai aperta la bottega prima di fallire, ma non è un problema di se fallirai, tu fallirai sicuramente, non ci sono dubbi, ok? È solo un problema di quando. Io voglio evitare che tu eh, fallisca. Allora, ehm, il dato importante è, per esempio, che cosa ti serve? Quindi, tu sei in mezzo alla tempesta e ti serve uno strumento per Guidarti fuori dalla tempesta, senza uno strumento muori. Oggi eh, non è che voglio parlare solo di brutte notizie per amore del cielo, però eh, eh, è di poche settimane fa. Questo, effettivamente, sì, la morte di eh, Kobe Bryant, per esempio. Kobe Bryant è morto per un motivo molto semplice: non è stato Dio, Gesù, la sfortuna, la sorte, il fatto, Kobe Bryant è morto perché il coglione del pilota si è infilato in mezzo a una condizione nella quale non c'era visibilità e quindi non aveva più lo l'oscilloscopio, non funzionava più niente, e invece che alzarsi e tornare indietro ha continuato ad andare avanti finché non ha sbattuto l'elicottero, è venuto giù, guarda un po', ok? Quindi se tu non hai, sei in mezzo alla nebbia e non hai gli strumenti per vedere e continui ad andare avanti, muori. Okay, che tu sia ricco, povero, eccetera, Kobe Bright era famoso, c'era cioè un pilota coglione che quando si è accorto che non c'erano le condizioni per volare, quindi non aveva lo strumento corretto per vedere dove stava andando, ha deciso di continuare a eh, procedere con l'elicottero nella nebbia finché non si è schiantato e sono ammazzato tutti. Questo è il genio del pilota che c'aveva Kobe Bright. Poi o oh, passa l'anima sua, è morto pure lui, cioè non è che ha ammazzato qualcuno lui è rimasto vivo. Però questo è per farti capire che se c'è la nebbia e in questo momento c'è una nebbia enorme nel tuo business, tu hai bisogno di tornare a vedere in maniera estremamente, estremamente chiara, ok? Qual è lo strumento che ti serve, okay? e che non puoi fare a meno di avere in questo specifico momento, allora questo strumento, ne ho parlato, ne ho accennato, ne ho scritto su, al, al volo su un articolo eh, anche nel blog, ma voglio spiegarti in realtà bene che cosa devi fare passo per passo. Allora, si chiama rendiconto finanziario previsionale fatto su base settimanale almeno a tre mesi. Quindi che cosa significa? Significa che devi avere un rendiconto finanziario previsionale, quindi non a consuntivo, non mi interessa quello che facevi prima, a me interessa il rendiconto... Cioè, Vedere quali saranno le uscite e le entrate per i prossimi tre mesi e questo rendiconto finanziario previsionale fatto su base settimanale deve essere appunto perché è settimanale guardato su base quasi quotidiana, okay? perché non ti puoi permettere di mettere l'autopilota. L'autopilota durante una crisi non c'è, si passa al volo manuale. Okay, si passa solo al volo manuale e vai per quanto vedi. Quindi se tu non l'hai mai fatto, perché immagino che tu non l'abbia mai fatto, non è una cosa normale. Okay? Rendi conto finanziario in Italia manco si fa, il commercialista è un fiscalista, tacchitta il bilancio, okay? e da quel bilancio che è proprio acchittato neanche si ricavano bene i dati, a dire la verità, e c'ha normalmente stato patrimoniale e conto economico, perché sono le cose che, nota integrativa, no? perché sono le cose che devi depositare in realtà obbligatoriamente lato fisco, rendiconto finanziario no, sicuramente non un rendiconto magari quello consuntivo, alcuni lo fanno, bravi, ok. certamente, per alcuni è obbligatorio, per altri no, e di sicuro ok, non c'è nessuno che lavori con un rendiconto finanziario previsionale, sono certo a limone che tu non ce l'abbia. Allora, la cosa più semplice che tu possa fare in questo preciso momento è chiamare il tuo commercialista, quindi la prima cosa che devi fare appena mettiamo giù da qua, ok, cioè appena fini, finiamo questa lezione oggi è chiamare il tuo commercialista e dirgli che a prescindere dal bilancio, dal bilancio perché il bilancio che c'è sono convinto che è grigio, non si legge un cazzo, non è utile, ok. Un bilancio acchittato per dichiarare meno tasse possibili non mi interessa, tu devi chiamare il tuo commercialista, gli devi chiedere un incontro per ieri, ok, per domani mattina, quindi no, no, no fra un me per ieri devi chiedergli un incontro che sia che tu possa andarlo a trovare dal vivo, che sia una Skype, che sia quello che vuoi, non mi interessa, ok? Bisogna che ci parli ieri, però tu intanto lo chiami, anche se non puoi uscire di casa, lo chiami, ok? E gli dici che hai bisogno di una mano da parte sua, perché il rendiconto finanziario si crea anche parlando, cioè deve chiedere delle cose, non è che così immediato, non è che è semplicemente il, 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 il flusso di cassa pari pari che si vede dal conto corrente, ce cioè lo devi studiare, okay? devi dire che hai bisogno di una mano per generare questo rendiconto finanziario settimanale previsionale a tre mesi. Okay? Se questo commercialista ti guarda con l'occhio modello tonno sulla battigia, okay, schienato, molto probabilmente non è il commercialista che fa per te. Okay, perché non è, se non è abituato a farlo, è un problema. Ti serve un commercialista bravo. Okay? Questo è uno strumento fondamentale, okay? e non l'hai mai fatto, se lui lo sa fare, lo costruite insieme e. A forza di farlo dopo abbiamo parlato più volte, imparerai okay? Nella, cioè, cominci a stargli dietro e rendi conto, finanziario è l'insieme ti mostra il flusso di cassa, okay? Delle, dei soldini che entreranno veramente, dei soldini che devono uscire, e tu lo devi aggiornare, lo devi tenere in, come se fosse il santo graal, cioè deve essere accuratissimo e soprattutto devi aggiustarlo, cioè eseguirlo in maniera costante. Okay? Senza il rendiconto finanziario previsionale tu sei fottuto. Imparare a usare il rendiconto finanziario previsionale in maniera precisa ti renderà un imprenditore molto migliore di quello che sei oggi. Quando uscirai dalla crisi, cioè io ti sto insegnando questa cosa perché quando la crisi finirà, se tu avrai fatto quello che ti ho detto, tu sarai un imprenditore molto più forte, molto più autonomo, molto più capace rispetto all'imprenditore che eri quando sei entrato nella crisi. Quindi, questa crisi, se vogliamo fare la filosofia spiccia motivazionale, è veramente un'opportunità. Ok, quindi, innanzitutto, cerchiamo di sopravvivere. Facendo finta che sopravviviamo, se fai quello che ti dico, diventerai un imprenditore molto più capace, quindi okay? imprenditore di. Te, fra tre mesi o sei mesi sarai come imprenditore se continui a seguirmi, a fare quello che ti dico, eccetera, eccetera, sarai molto più capace dell'imprenditore o de, dell'autonomo, libero professionista, della partita, io chiamati come vuoi, ok? Che eri quando sei entrato all'interno della crisi. Questo perché? Perché fare quello che ti dico, quindi è una cosa molto pratica, alzi il commercialista e gli chiedi questa cosa, richiede un livello di intensità nella gestione finanziaria che non hai mai avuto prima traduco è da oggi in avanti è guardare i numeri ogni giorno cioè prima tu ti potevi permettere di guardo il bilancio a maggio quando me lo fa firmare il commercialista quindi il bilancio non sai neanche cos'è se stai in piedi te lo dico in maniera molto chiara okay? se tu stai in piedi con la tua attività piccola o grande che sia regime dei minimi, forfetta non mi interessa, se tu stai in piedi e la tua attività sta in piedi. Con te che non sai neanche che cazzo c'è scritto nel tuo bilancio, ok? Neanche te lo fai consegnare, non hai i tre documenti fondamentali, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, non li sai leggere almeno negli indicatori fondamentali. E la tua attività sta in piedi comunque. Tu devi sapere che sei nella bambaggia, cioè tu sei nell'oro. Quindi non ti devi lamentare di niente, tu stai in piedi senza nemmeno, cioè tu stai guidando la macchina e non vedi e grazie a Dio campi e non vai a sbattere. Guarda un po', ok. Quindi un'attività che viene gestita come è sempre gestito senza neanche sapere che cazzo c'è scritto nel bilancio, devi sapere che secondo me non deve esistere, sicuramente non può esistere in un momento di crisi perché muori. Quindi o fai questo scatto metodo merenda adesso, tra virgolette, okay? in termini di gestione dell'attività, cioè capisci cosa significa il mio mantra, cioè l'imprenditore è un esperto di marketing che sa leggere un bilancio, che sa leggere i numeri, in questo caso eh, non mi interessa tutto il bilancio, non mi interessa lo stato patrimoniale, il conto economico, mi interessa, per i prossimi tre mesi mi interessa il flusso di cassa sul rendiconto finanziario. La cassa oggi è più importante dei margini ed è più importante del fatturato, okay? è più importante di tutto, okay? poi quando abbiamo finito fra 3, 4, 5, 6 mesi, poi... Uff, Ritiriamo il freno, riguardiamo la macchina, riguardiamo altre cose. Adesso la cassa è il tuo fortino, cioè la cosa più importante che devi difendere. Perché se non la difendi adesso non c'è più niente da difendere, cioè perché la tua azienda non ci sarà più, Quindi da oggi in avanti tu devi passare a un livello di concentrazione, di intensità nella gestione finanziaria che non hai mai avuto prima. Ti devi trasformare in una persona che è in grado di guardare i numeri. Se non sei, in grado, non è che te lo insegno adesso, lo impari facendo, cioè facendo quello che ti ho detto, a meno che tu non sia bravo e te lo fai da solo, e questo sarà l'argomento magari del, del Platinum per esempio, però se non sei lì, almeno quello che devi fare... devi. Non so, in azienda se hai un bravo amministrativo che ha mai fatto in vita sua un rendiconto finanziario previsionale. Non lo so, il commercialista che hai dovrebbe essere in grado, se non è in grado, nemmeno lui, dovresti cambiare commercialista. Devi trovare un professionista che sia in grado di fare questa cosa, e, e tu imparerai eh, facendo. Okay? Cioè Tu lo fai, lo discuti, lo guardi, compili tu i vari campi tra entrate e uscite di cassa, perché quello alla fine è il rendiconto finanziario, cioè, non è nient'altro che un, un più e meno tra le, le entrate di cassa e le uscite di cassa, alla fine la risultante deve essere o, o zero minimo o deve essere positiva, se è negativa siamo in un bagno di merda che non finisce più, è più difficile, di più. però non lo puoi fare un tanto al braccio, okay? devi eseguire un rendiconto finanziario professionale e, e previsionale. Okay? e soprattutto lo devi fare nel medio termine, ok, breve medio, cioè, nel senso devi farlo a tre mesi. Poi fra tre mesi lo ridiscutiamo, però tu devi essere sicuro che riapri e facciamo conto che per tre mesi c'è ancora un po' di crisi, quindi la gente ripartirà però un po' più lentamente, e tu questi tre mesi devi sopravvivere, non so se hai capito quello che sto dicendo, non ce l'hai la cassa per sopravvivere, tre mesi se le cose ti vanno male del 20, 30, 40, 50, 60, 70%, ok? Non ce l'hai quella cassa per sopravvivere, quindi la devi, come i ragazzi in Thailandia, devi dividere le gallette salate un po' per tutti e darne una ogni x ora perché sennò moriamo tutti. credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai il bravo, iscriviti ora.